Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Proseguiamo la carriera allenatore su FIFA 16. Eravamo rimasti qui proprio a metà del mercato di gennaio, prima della partita contro la Juventus, quindi partita non poco importante. E andiamocela a giocare senza stare troppo a chiacchierare. Ok, no, però mettiamo noi la divisa blu, perfetto. Dunque, Nevischio. E gestione squadra. Allora, sono un po' i giocatori leggermente stanchi. Anche se io, almeno all'inizio, non cambierei nulla. Portiamoci sempre questo Alberg, che prima o poi lo farò giocare. Vabbè, partiamo con questi e poi eventualmente si cambia. Prima che inizi la partita, aggiungo questo piccolo file audio in fase di montaggio, perché vi sarete accorti che manca la facecam. Ecco, l'avevo registrata, ma purtroppo quando sono andato a recuperare il file della registrazione dalla videocamera, il file si è corrotto, quindi ho perso la registrazione della mia facecam e per questo motivo, per questo video, purtroppo vi dovrete accontentare del solo gameplay. Ecco, mi spiace, ma questo è il motivo, ecco. E ora vi lascio a Udinese Juventus. All'anima del Nevischio, nevica forte qui a Dacia Arena per questa partita contro la Juventus. E, vabbè, la formazione l'abbiamo già vista. Andiamo a giocarcela. Parte la Juventus. La gioca corta su Buzzer. Buzzer ancora per Ruben Neves. Dietro per Iheanacho. Pallone per Kovalenko, carica il destro Kovalenko, palo gol! Kovalenko! Victor Kovalenko! 1-0! Il suo solito destro da fuori. È un'arma micidiale, stavolta ha un colpo da biliardo che sbatte sul palo ed entra alle spalle di Buffon. Rivediamo una serie di passaggi che poi ha portato alla conclusione da fuori area di Kovalenko, pallone angolatissimo che bacia il palo ed entra. Vantaggio dell'Udinese al minuto 42. Pogba, Mandzukic, Pogba, attenzione al tiro di Pogba, Meret blocca e rilancia a trovare subito Iheanacho. Finisce qui il primo tempo 1-0 dell'Udinese. A sorpresa il gol di Kovalenko sta decidendo l'incontro, il gran bel gol di Kovalenko tra l'altro al 42esimo minuto. E facciamo un paio di cambi però adesso, anzi forse facciamone uno, facciamo Ruben Neves, mettiamo. Sapete cosa? Io metto Alberg, voglio provarlo. E metterei anche Totò di Natale al posto di Niang. Via. Poi più tardi mettiamo Badu. Di Natale. Widmer. Ertò. Buzzer. Orghemeré. Ali Adnan, Brandt, sbaglia Brandt, occhio a perdere sti palloni, Mandzukic in contropiede, Cuadrado, Lichtsteiner, Cuadrado, Lichtsteiner, fino in fondo Lichtsteiner, il cross sporcato, pallone messo in mezzo, Pogba, vabbè, pareggio della Juventus anche se è un'azione abbastanza fortunata perché se non sbaglio il cross di, sì. Il passaggio, comunque cross di Lichtsteiner viene sporcato, diventa un assist micidiale per non so che giocatore era, che poi l'ha messa in mezzo per Pogba che ha porta vuota praticamente. Ha dovuto solo appoggiare. Inizio di secondo tempo pessimo. Più che altro sfortunato, Widmer. Nasamoah. Hernanes. Salterto. Poi va da Asamoah, c'è spazio per il cross, lo trova, esce Meret, bravo. E invia subito, cercare Totò di Natale, di destra riesce comunque ad alzarla su Brandt. Sentite. Sì, forse avrei dovuto mettere Badu, ma facciamo così. Mettiamo Zapata. Widmer mette giù il pallone. Poi di Natale, per Alberg, lancio, ottimo per Iheanacho. Iheanacho parte sul sinistro, lo prova Iheanacho, Buffon blocca, peccato. Che gran palla che aveva dato Alberg. Tende l'aiuto dei compagni, Kovalenko. Alberg. Sale Ali Adnan, lo vede Alberg, Ali Adnan fino in fondo, Ali Adnan
Il cross. Oddio! Non ci arriva di un niente di Natale. Mamma mia. Non è finita però. Ancora di Natale. Se la porta sul destro, non riesce a liberare il tiro Alberg, ma finisce qui. 1-1 che con la Juventus è anche un buon risultato. Un po' amareggiato perché abbiamo avuto l'occasione di vincere. Ce l'ha avuto anche la Juventus, eh. Però beh, alla fine il pareggio comunque è giusto. Ci può stare. Oh, adesso finalmente possiamo tornare a fare mercato. Nkulu rifiuta il contratto di nuovo. Non mi ricordo quanto gli avevo dato l'altra volta. Riproviamo. Ah, non abbiamo fondi sufficienti, perfetto. Quindi niente. Kulu non si riesce a prendere. Ah, io proverei a richiedere un po' di fondi alla... qualifiche per l'Europa League. Ah, facciamo che in Coppa raggiungo la semifinale, dai. E voglio... boh, tipo 7 milioni. Proviamo. E poi, a proposito di giocatori da ingaggiare, sempre in base ai vostri consigli, un paio di nomi di quelli che mi avete segnalato anche nell'ultimo video mi hanno stuzzicato. Uno è Dario Serna, che è un mio vecchio pallino da sempre, anche se è un po' vecchio, è sempre stato un ottimo giocatore. I terzini ci servono, soprattutto alla fine, forse a destra. E mi avete segnalato che ha scadenza, quindi io un tentativo lo farei, magari come riserva, se non chiede troppi soldi, infatti. Sì, lui non li chiede neanche tanti, il problema è che non ne abbiamo. No, infatti non abbiamo fondi sufficienti per fare un bel niente adesso. Però lui è sicuramente uno di quelli che vorrei prendere. Vediamo, finanze. Come siamo messi qua? Siamo messi proprio male. Potrei aumentare il budget per gli stipendi, ma non basterebbe comunque. Beh, giustamente abbiamo speso un sacco per i parametri zero. Vabbè, niente, dobbiamo cercare di fare cassa, altrimenti il mercato è praticamente finito. E a quel punto, a questo punto, richiamiamo dal prestito Scuffetto, se proprio, ma... vediamo cosa dice la dirigenza. Cosa? Dal momento che la squadra non ha... cioè, veramente non abbiamo soddisfatto le aspettative? Tuttavia siamo disposti a offrire 5 milioni. Vabbè, dai, va bene. Mi lascia un po' basito sta cosa che non sto soddisfacendo le aspettative, ma vabbè. E vediamo adesso le finanze, se magari spostate. Magari non tutti, ma qualcuno riusciamo a prenderlo. Allora, oltre a Serna, che abbiamo già visto, l'altro era, mi ero segnato... ah, Van der Wiel. Van der Wiel. Che non sarebbe per niente male, anche se temo che... come stipendio... non lo so, vediamo. Eccolo qua. Vabbè, però neanche, non vale neanche tanto Van der Wiel, ma magari... quanto vuole? 100. 3 anni di contratto. Certo, me l'aspettavo un pelino più forte. Vabbè, male che va si vende. E proviamoci, dai. Vediamo. In attesa comunque anche della reazione su Alisson, che non me lo dimentico, Alisson. Abbiamo la partita col Carpi. Sarei quasi tentato di simularla. Oh, intanto vabbè, ci manda la reazione su Martin Cáceres, ma tanto è già nostro Cáceres, quindi anche chi se ne frega. Ma allora... fatemi vedere un attimo il calendario, perché se abbiamo tante partite questa potrei anche pensare di simularla. Carpi, Palè, quasi quasi.
Dai, simuliamola. Vediamo come se la cavano senza di me i giocatori per una volta. Oh, vittoria per 1-0, gol di Ruben Neves. Giusto, giusto. Buono. Ok. A questo punto abbiamo ancora un po' di giorni. Ci sarebbe anche la partita col Palermo. Van der Vier rifiuta il contratto. Voglio avere un ruolo più importante in squadra di quello che mi sta offrendo. Va bene, te lo concedo. Giocatore chiave, to. Anche se quel tatuaggio è inguardabile. Io continuo ad aspettare Alisson. Aspettiamo, aspettiamo. Aggiornamento da Francia. Un po' di novità. Mo' che altro vuoi? Ah, adoro vivere qui, la ringraziamo, la chiamo. Che palle, veramente, questi giocatori, che palle, lasciatemelo dire. Ah, questo Ben Yedder che è anche un altro che mi avete consigliato che volevo guardare, vediamo un po'. Meno male che me l'hanno ricordato. Dov'è? A parte Batshuayi, vabbè. Questo. Facciamolo seguire perché me l'avete segnalato. Ma quasi quasi simulerei anche questa. Ma sì, dai, proviamo a simularla. Perché voglio chiudere la questione portiere, non voglio perdere tempo con sta partita. Ottimo, ottimo. Brandt e Iheanacho, gol di Cassini per il Palermo, 2-1. Grande vittoria esterna. Gli ultimi risultati di là, questi ultimi risultati, no, volevo vedere anche la classifica. No, qui non me la fanno vedere perché adesso c'è la Coppa Italia. Quindi andiamo qua, tabelloni. Serie A. Oh! Quinto posto riagguantato con 2 punti di vantaggio sulla Lazio, 2 punti di ritardo rispetto alla Roma e alla Juventus. Quindi siamo messi abbastanza bene. Tra l'altro no, vabbè, però va detto che abbiamo una partita in più, eh. Questo va detto, lo sto vedendo adesso. Quindi in realtà, boh, tutto da vedere. Comunque vabbè, il nostro l'abbiamo fatto. O meglio, l'hanno fatto, stavolta non è merito mio. Vabbè, allenamento come al solito. Ok. E a questo punto avanziamo. La partita col Milan ovviamente ce la giochiamo. Eccola qua. E a questo punto no, niente. Allison ancora non è. Ma perché non è ancora pronto? Ecco la reazione finale su Allison, appunto. Vediamo, vediamo. Questo è forte. E con quanto si prende? Con 3 milioni e mezzo. Però poi ho paura che non ho lo stipendio da dargli. Proviamo, dai. Proviamo ad acquistarlo a 3 milioni e mezzo, anche se ho paura che chiederanno di più. Siamo 3,6. Spero di riuscire a dargli lo stipendio che vuole dopo. E quindi niente, andiamoci a giocare questa partita di Team Cup contro il Milan. Allora, qui bisogna assolutamente fare dei cambi però perché sono un po' tutti stanchi. Mettiamo sicuramente Badu dall'inizio al posto di. No, non è vero dall'inizio, no. Però mettiamo allora Cerny al posto di Iheanacho in campo. E mettiamo Kovalenko. Dov'è? Kovalenko trequartista stavolta. Al posto di Kovalenko mettiamo Badu. E ecco al posto di Brandt, scusate. Portiamo sempre Alberg. Ok, per il momento va bene così. Per il momento. Tutto pronto per questa partita a San Siro? Questi sono i quarti. Eh sì. Perché gli ottavi abbiamo buttato fuori il Napoli. Sì, esatto. Questo è il quarto di finale. Contro l'Inter e la Juventus. L'abbiamo fatto fuori tutte poi, se passiamo, ovviamente. E tutte noi da questa parte ce le abbiamo.
giocatori da seguire del Milan, Jeremy Menez. Vediamo le formazioni, vabbè, quella nostra la conosciamo, vediamo più che altro quella del Milan, che schiera Diego Lopez. Oh, tra l'altro quelli di voi che mi consigliavano, ah no, qui non ce la fa vedere le formazioni, che mi consigliavano Donnarumma, volevo ricordarvi che è stato aggiunto con l'aggiornamento di recente, ma io la carriera l'ho iniziata prima e quell'aggiornamento mi si è rilasciato ovviamente, quindi Donnarumma non c'è in questa carriera. Ma vi dico la verità, se anche ci fosse non l'avrei comprato perché di portiere giovane e forte ho già Scoffet, quindi se devo scegliere un giovane mi tengo il mio. Ma poi comunque abbiamo preso Handanovic per la prossima stagione, abbiamo, spero di riuscire a prendere in qualche maniera o adesso o a parametro comunque Alisson, quindi poi i portieri non è un problema e abbiamo comunque Scoffet. Tanto è cominciata la partita, lì Adnan, pallone per Cerny, Cerny in area, palla su sinistra, se la porta sul destro, Cerny, destro a giro, Cerny con la complicità di Antonelli, 1-0 subito dell'Udinese. E Cerny ribalta così la fiducia per la maglia da titolare. Con questa azione subito pronti via. Anche se poi c'è il tocco di Antonelli. Non so se è decisivo, il pallone non credo sarebbe uscito in realtà, quindi alla fine probabilmente sarebbe entrato comunque. Però, meglio così, meglio che ci pensa Antonelli a buttarla dentro sicuramente. Ottimo. Al quinto minuto Cerny porta in vantaggio l'Udinese. Danno lungolinea per Cerny, in mezzo non c'è nessuno. Allora stringe al centro Cerny. Cerca e trova Kovalenko che prova il destro troppo largo. Poi c'è anche un contrasto. Ma si gioca ovviamente perché Kovalenko aveva già tirato. Niang. Ruben Neves. Pallone profondo per Kovalenko. Kovalenko. Dall'altra parte c'è Cerny. Lo vede Kovalenko. Cerny il sinistro. Peccato, la colpisce male. Che grande occasione per il raddoppio, sempre per Cerny. Cerci, Montolivo, bravissimo buzzer, ruba una gran palla, tutto regolare, Niang, pallone un po' lento per Niang però, rientra il Milan, Kovalenko, palla su sinistro, lo prova Kovalenko, Diego Lopez se le spinge in angolo, dalla bandierina lì Adnan, palla fuori per Ruben Neves che carica il sinistro, Diego Lopez, poi Niang tiene in campo. Ed era in fuorigioco. Vabbè. Widmer. Ruben Neves. Kovalenko. Mette giù il pallone Kovalenko. Evita l'avversario Kovalenko. Palla sul destro. Poi il tocco per Ruben Neves. Che si divora un gol clamoroso. Madonna cosa aveva fatto Kovalenko. Finisce qua il primo tempo. Udinese è meritatamente in vantaggio, anzi forse 1-0 che sta pure stretto per quello che si è visto in campo in questi primi 45 minuti. Andrei a fare un cambio. Metterei Alberg al posto di Ruben Neves. Per il momento basta. Per il momento basta così. Facciamo i cambi prima di questo calcio d'angolo. Mettiamo Duvan Zapata e Coné. Ok. Vado alla bandierina Ali Adnan. Batte fuori per Badu. Mette giù il pallone Badu. Poi lo gioca su Cerny. Cerny carica il sinistro fuori ara Cerny e spinge Diego Lopez. Si gioca ancora. Cerny, entra in area Cerny, va sul sinistro Cerny, lo prova, Diego Lopez in angolo, grande partita di Cerny finora. Stavolta la crossiamo dentro, Ali Adnan, cross verso Koné, pallone poi che torna da Ali Adnan, sarà ancora angolo. Ali Adnan, batte fuori stavolta dove c'è Alberg, mette giù Alberg, il sinistro, il palo di Alberg, gran tiro. Udinese è vicinissima al meritatissimo raddoppio. E Alberg vicino al suo primo gol. Buzzer. Fermato da Abada in fallo laterale. Menez, pallone per Balotelli. Balotelli, non toccarlo che da rigore. Non toccarlo che da rigore. Mamma mia. Abada si divora l'unica palla gol del Milan. È la palla per il pareggio. Qui intanto ci dicono che il palo di Alberg non è gol. Ci eravamo arrivati anche noi, grazie. Widmer, Nocerino.
ultimi assalti del Milan, anzi in realtà primi assalti del Milan che non ha fatto niente finora. Duan Zapata, in contropiede Udinese può chiudere sta partita. Conè. Conè in area, Conè per Zapata e chiudila Duban, e chiudila e ce ne andiamo in semifinale. Giustamente. In contropiede il Milan si scopre, l'Udinese non perdona. Con i nuovi entrati, Conè e Duan Zapata. Giustissimo, giustissimo. Doveva arrivare molto prima sto gol. De Jong. Conè mette fuori, poi Alberg finisce qui. Finita Alberg, che tra l'altro ha fatto una gran bella partita quando è entrato. Finisce qui. Vittoria esterna a San Siro dell'Udinese, che continua a stupire in Coppa Italia dopo il Napoli, altra vittima illustre, ovvero il Milan. Adesso la prossima speriamo che sarà una tra Juventus e Inter, anche se sarà molto difficile. Beh, sì, direi vittoria meritatissima. Dall'altra parte vince la Juventus, quindi sarà Juventus-Udinese di nuovo. Avanziamo. Niente, l'internazionale rifiuta, non possono accettarlo, il santo motivo del gioco è troppo prezioso. Visto che è così prezioso, io provo allora a portarvelo via a parametro a sto punto. Quindi torniamo su Alisson. Niente, a questo punto richiamo anche Scuffetto e poi chiudiamo il video. Allora, prima cosa, Alisson. Ah, lo dico subito per quelli che non ci arrivano, che sicuramente mi chiederanno: hai già preso Handanovic, hai Scuffetta, che ci fai con un altro portiere? Un portiere come Alisson lo prendo perché, anche se non mi serve, ci faccio cassa. Lo pago zero, ci faccio cassa, sono soldi guadagnati. O lui, oppure mi tengo lui e vendo Handanovic. Insomma, l'abbondanza non è mai un problema, perché i giocatori si possono sempre vendere. E quindi quando li puoi prendere a parametro zero, sarebbe stupido non farlo. Diamogli sti 95.000 pure. Ma sono meno 90, lasciamo 95, dai. Per 4 anni. Giocatore chiave. Dai. Sì, modifica automaticamente. Richiamo dal prestito. Ok. Bene. Ce lo piazziamo in porta. Andiamo a fare la rosa, togliamo Meret, che comunque ha fatto bene, queste partite ha fatto molto bene. Però adesso mettiamo Scuffetto. Ok. A questo punto io Scuffetto forse gli metterei anche l'allenamento, devo ricordarmi di farlo. A parte no, perché tanto. Sto pensando. No, in realtà no, perché tanto poi avremo Handanovic, avremo Alisson, difficilmente userò Scuffetta la prossima stagione, quindi è inutile allenarlo troppo. Meglio allenare giocatori su cui invece punto. Qui, vabbè, sono le notizie. Giocatore che rientra dal prestito. E io direi che a questo punto mancano, siamo al 30 di gennaio, manca un giorno alla fine del mercato. Oddio, potremmo anche simulare. No, quella Lazio non la simuliamo, dai. Anche perché è uno scontro diretto praticamente. Vista la classifica, sono 2 punti sotto, è meglio che ce la giochiamo. Però possiamo considerare il nostro mercato concluso. Diciamo che l'unica incognita, anche se non riguarda strettamente il mercato di gennaio, è Alisson. Sperando che accetti il contratto per la prossima stagione. Ma a gennaio abbiamo richiamato Scuffett. Non arriverà sicuramente nessun altro. Potrebbe partire qualcuno se arriva un'offerta nell'ultimo giorno di mercato, questo lo vedremo nel prossimo video, ma io direi che per il mercato di entrata stiamo a posto così. Nel senso che serviva un portiere, abbiamo richiamato il nostro portiere in prestito e abbiamo fatto già mercato per la prossima stagione, che non è male per niente. Visto che la rosa comunque per ora, per gli obiettivi che abbiamo, è piuttosto completa. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ringrazio per i consigli che mi avete lasciato sui parametri zero perché sono stati preziosissimi. E ci vediamo settimana prossima con un nuovo video della carriera allenatore in cui appunto giocheremo uno scontro diretto con la Lazio e faremo l'ultimo giorno di mercato, anche se come detto non mi aspetto fuochi d'artificio da quel punto di vista. Comunque, è tutto, un saluto e a settimana prossima con la carriera allenatore. Ciao!